Bene, riassumo quanto abbiamo visto la volta scorsa. Abbiamo visto l'applicazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz, quella relativa alla forza elettromotrice indotta a causa della variazione temporale di flusso in un circuito, in un percorso chiuso, possibile per delle cariche. L'abbiamo applicata al moto di una barra conduttrice che cade all'interno di un campo magnetico disposto orizzontalmente, cade in un piano verticale, chiudendo un circuito che viene rappresentato schematicamente in questa figura, dove abbiamo due barre verticali conduttrici a contatto con la nostra barra mobile. Le due barre verticali sono fisse. La parte orizzontale del circuito viene chiusa da una resistenza, immaginatevi qui per esempio una lampadina, per esempio, e sotto l'effetto della forza peso, la barra mobile, quella orizzontale, è spinta verso il basso, trascinata verso il basso, partendo da ferma, dalla quota iniziale che abbiamo detto essere quota zero, e mentre cade il circuito delle cariche viene attraversato da un flusso di campo magnetico variabile perché l'area aumenta, e questo quindi produce una forza elettromotrice indotta che causa il moto in senso antiorario delle cariche all'interno del nostro percorso di diversi conduttori collegati, e quindi produce una corrente elettrica che è dipendente dalla rapidità con cui il flusso cambia, per cui l'effetto del moto della barra è il risultato dell'azione di due forze, la forza peso che è costante e la forza legata alla presenza della corrente indotta, quindi la forza, per capirci, di Lorentz applicata al moto delle cariche dovute alla forza, alla legge di Faraday-Neumann-Lenz, e quindi il contrasto tra queste due forze è quello che è alla radice del moto della nostra barra verticale. Ne abbiamo calcolato la forza elettromotrice indotta, la corrente indotta e la forza applicata dalla barra in moto, e abbiamo costruito l'equazione del moto, che è l'applicazione del secondo principio della dinamica, dove la forza risultante, massa per accelerazione, vale la forza peso diretta verso il basso, ecco perché c'è questo meno, abbiamo scelto di prendere verso l'alto in direzione positiva, e l'effetto della forza legata alla corrente indotta, che risulta essere una costante VA quadro L quadro su R, R la resistenza, per la velocità. Qui c'è un segno meno perché abbiamo visto che in ogni caso, sia che la barra salga che scenda, comunque la forza dovuta alla corrente indotta è sempre opposta alla velocità. E questo è importante per quanto diremo oggi, per l'analogia meccanica. La nostra accelerazione, che abbiamo ottenuto dividendo per la massa, è quindi legata all'accelerazione di gravità g, che è una costante, e a questa parte che è variabile, perché il corpo parte da fermo, l'accelerazione tende ad aumentare la velocità, okay? Però trova la resistenza dovuta al fatto che l'aumentare del flusso del campo magnetico, quindi la produzione di corrente elettrica, produce una forza di, tra virgolette, frenamento. Ok? Per accelerazione cosa intendiamo? Beh, la rapidità con cui cambia la velocità, vi ricordo che V è in realtà una VY, cioè la velocità con cui si sposta la barra verticalmente, e quindi siamo arrivati a un'equazione differenziale ordinaria del primo tipo, del primo ordine lineare, che ha queste caratteristiche. Qui la condizione iniziale, che è la velocità, la barra parte da ferma, e abbiamo ottenuto la soluzione, abbiamo integrato l'equazione per approccio diretto, utilizzando la tecnica della separazione di variabili. Cioè abbiamo fatto in modo che a sinistra dell'uguale ci sia solo la variabile dipendente y e a destra quella indipendente t, che è il nostro tempo. Abbiamo ottenuto un'espressione di questo tipo, okay? E quindi abbiamo integrato, scusate, prendendo la primitiva di 1 su g e v tau, e quindi facciamo ricorso alla funzione logaritmo, e a destra abbiamo il tempo più la costante additiva, che è fissata determinate dalle condizioni iniziali, richiedendo che la barra sia ferma all'istante in cui scatta il nostro cronometro, abbiamo che la costante di integrazione C vale il logaritmo naturale dell'accelerazione di gravità per la costante tau. Ok? Moltiplicando, cioè sostituendo questo e risolvendo, esplicitando la nostra funzione, quindi risolvo rispetto a V, ottengo, adesso vado veloce, non sarà che ripeto tutto, che la velocità in funzione del tempo è data da una costante, che assume il ruolo di velocità asintotica, cioè la che si raggiungerà in un tempo infinitamente lungo, in realtà dopo 3-4 volte tau si ha già una buona approssimazione di V infinito, per 1 meno una caduta esponenziale della velocità. Questo
Quindi, dal punto di vista grafico, la velocità con cui cade la nostra barra ha un andamento di questo tipo, una caduta, un'approssimazione esponenziale verso questo valore che abbiamo chiamato V infinito, cioè velocità asintotica. È chiaro che quindi che in tempi sufficientemente lunghi la velocità di caduta della barra diventa costante, quindi questa approssimerà un moto uniforme e possiamo vederlo anche ragionando in termini di accelerazione. Torniamo alla relazione di prima, fatemi copiare. Questa dov'era? Eccola qui. Possiamo copiare anche questa. Non ci sono domande qui, non è tutto chiaro. Se andiamo a considerare come si comporta l'accelerazione, eccola qua. Questa possiamo scriverla anche in termini di tau come meno g meno v fratto tau. Okay. Se prendiamo il limite per tempi lunghi, il limite per t che tende a più infinito della nostra accelerazione, che cosa otteniamo? Otteniamo che al posto di a possiamo mettere meno g meno v su tau. Questa parte g è costante, okay? Mentre v tende a v asintotico, che ricordo com'era la cosa di prima, è meno g tau. Quindi, asintoticamente, la nostra accelerazione diventa meno g meno v asintotico fratto tau, e quindi v asintotico era meno g di nuovo tau fratto tau, e quindi tende a zero. L'accelerazione con cui si muove la nostra barra tende asintoticamente a zero, cioè il moto di caduta della barra non è un moto uniformemente accelerato, ma un moto con un'accelerazione che decade esponenzialmente nel tempo. Ok? In questo caso il grafico sarà di questo tipo. Avremo qui il tempo, qui l'accelerazione. Possiamo anche farla un po' più in alto, avere pazienza. Qui avremo la valore iniziale che sarà meno g, perché torniamo alla lezione di prima, inizialmente v è 0, quindi a vale solo meno g. Dopodiché l'andamento dell'accelerazione avrà un comportamento di questo tipo, cioè una crescita esponenziale verso il valore asintotico che è nullo, e così via. Ok. Ultima considerazione che facciamo, tutto chiaro fin qui? Ok, abbiamo qui se voglio l'espressione esplicita è sufficiente sostituire v al posto nell'espressione dell'accelerazione, ma insomma, non è un problema. Abbiamo la soluzione relativa, eccola qui, alla legge oraria. Fatemi prendere qui, la legge della velocità, scusate, vediamo se riusciamo a fare qualche considerazione relativamente alla legge oraria. Quindi ripeto, per quanto riguarda l'accelerazione, abbiamo visto che l'accelerazione parte da un valore diverso da zero, meno g, e l'accelerazione decade o rallenta, se preferite. Quindi porta la velocità ad un valore statisticamente costante, quindi a un'accelerazione nulla. Un moto con velocità costante è un moto senza accelerazione. Per quanto riguarda invece la posizione, cioè se fossimo interessati a sapere dove sta la nostra barra, quale quota in funzione del tempo, questa ci viene dalla relazione che ci dà la velocità, perché la velocità della nostra barra non è altro che la rapidità con cui cambia la posizione. Quindi, se vogliamo la legge oraria, y in funzione del tempo, quindi posizione verso tempo, che è quella che viene chiamata legge oraria, dobbiamo integrare ancora una volta. Dobbiamo passare da questa equazione, questa volta è un'integrazione diretta perché ho derivata solo a sinistra,
poste esplicitamente in funzione del tempo a destra, basta che integro ancora una volta. Quindi se preferite abbiamo, fatemela riscrivere, la rapidità con cui cambia la posizione y vale meno g tau più g tau per l'esponenziale di meno t fratto tau. Quindi il differenziale in y varrà meno g tau più g tau, qui era meglio una parentesi quadra, pazienza, ne userò due tonde, e qui integriamo a destra e a sinistra, con la convenzione che nell'istante t uguale a 0, ok, diciamo, qui abbiamo fatto partire la barra da quota nulla, possiamo anche dire che y iniziale vale h, una quota qualsiasi, okay? Quindi a sinistra l'integrazione dà direttamente la quota in funzione del tempo. A destra ho un termine scusate, g tau che è costante, quindi viene meno g tau per t. Poi ho la costante g tau moltiplicata per l'esponenziale di meno t su tau. Allora, l'esponenziale è una funzione piuttosto comoda da integrare, perché è l'unica funzione che ha come derivata, come primitiva, la funzione stessa. Mi basta solamente avere l'accortezza di moltiplicare una volta per tau. Quindi qui avrò il segno meno che si riproduce, quindi avrò meno g tau per tau di nuovo, quindi tau quadro per l'esponenziale di meno t su tau, più la costante c da determinare. Ok? Quindi lo scrivo meglio, qui c'è un termine proporzionale al tempo, la costante di integrazione, e questa, diciamo così, effetto esponenziale legato alla proporzionalità tra la derivata della velocità e la velocità stessa. D'accordo? È chiaro il perché ottengo questo? Ricordate che la derivata di e alla k volte x è uguale a k volte e alla kx. Quindi la primitiva di e alla kx dx sarà 1 su k e kx più c, che quando derivo questa costante mi viene semplificata con questa. Qui ho la costante è 1 su tau, quindi 1 su 1 su tau diventa tau, che moltiplicato per il tau di prima, questo qui, diventa un tau quadro. Troppo veloce, eh? Sì, gioca il ruolo della x. Ah, per È il k che mi preme sottolineare stavolta, ok? Allora, fatemela ricopiare. Abbiamo quindi y, la quota al tempo t vale meno g tau per t, attenzione alla differenza dei due, meno di nuovo g tau quadro esponenziale di meno t fratto tau più c. Al tempo 0, quindi y di 0, ho questa parte che si annulla di g tau t va a 0, qui mi rimane meno g tau quadro, l'esponenziale di 0 fa 1 più c. Se questa è la nostra quota di partenza, vuol dire che c lo possiamo ricavare come la quota di partenza h più g tau quadro. Di conseguenza la legge oraria completa sarà y di t che vale meno g tau t, meno g tau quadro esponenziale meno t su tau più h più g tau quadro. Ok? Come posso, tutto chiaro? Non ho fatto altro che sostituire c. Diamo un'occhiatina a questa legge. Abbiamo una parte
proporzionale a T, quindi una parte lineare, una parte costante, quello che è, okay, questo non dipende dal tempo, e poi una parte esponenziale, con segno meno, quindi una, diciamo così, differenza rispetto alla lineare che si smorza nel tempo, perché per T che va a infinito questa parte va a zero. Quindi per tempi asintoticamente lunghi avrò una legge di tipo lineare, che è quello che avrei se il moto fosse un moto uniforme. Di conseguenza, graficamente, cosa mi aspetto di trovare? Immaginate di fare il grafico della posizione y in funzione del tempo. Beh, avrò, mettiamola per esempio qui in verde, qui la quota h iniziale. Ok? Poi avrò asintoticamente un andamento con una pendenza negativa, qui ho meno g tau, questo se ragionassimo in termini di geometria analitica è una retta con pendenza negativa, quindi forma un angolo con l'asse delle t maggiore di 90 gradi, è un andamento che asintoticamente tende verso quel comportamento, quindi avrò qui una retta che approssima più o meno bene, infatti vediamo se riesco a fare un disegno grosso modo decente. Ecco, questa è la retta che avrei se non ci fosse il termine esponenziale. Ok, qui, quindi qui sopra, qui l'intercetta è questa grandezza e qui sotto ho la differenza rispetto all'esponenziale che si riduce nel tempo. Quindi questo è l'andamento che avrei se il comportamento asintotico, quindi l'accelerazione V asintotica, quindi qui quella che se volete ad accelerazione nulla. D'accordo? So se sono stato chiaro. Con lo smorzamento del frenamento verso una situazione in cui la forza legata alla corrente indotta bilancia il peso. Asintoticamente l'accelerazione è zero perché? Perché si cancellano queste due parti, la parte legata al peso e questa diventano una all'opposta dell'altra, l'accelerazione totale è zero. Vi ricordo che V infinito è ben negativa, quindi qui viene questo opposto a questo. Ok? Domande? Ultima cosa che vediamo relativa a questo punto è fatemelo copiare senza che lo scrivo un'altra volta, questo, il nostro tau. Questo è il nostro tau, anzi era 1 su tau, scusate. Quindi tau costante di tempo nello smorzamento esponenziale vale R m b quadro su L quadro, se non ricordo male. Ok, verifichiamo che questo ha dimensioni di un tempo. Ok, la massa m è una massa. R resistenza, legge di Ohm. Ha le dimensioni fisiche di una corrente, una differenza di potenziale V diviso una corrente. V che cos'è? Beh, V è un'energia diviso una carica. I è una corrente diviso un tempo. Ok? Quindi avremo energia per tempo diviso carica alla seconda, se non ricordo male. Ma l'energia E è massa, lunghezza al quadrato diviso tempo al quadrato, mezzo m quadro per capirci. Quindi la resistenza possiamo interpretarla come massa per
lunghezza alla seconda sul tempo al quadrato per tempo diviso carica al quadrato, per cui viene una massa, lunghezza al quadrato, tempo carica alla seconda. Fatemi controllare, sì. D'accordo? Ditemi se sono troppo veloce. Ci rimane da controllare L è una lunghezza, B campo magnetico. Le dimensioni del campo magnetico le troviamo dalla relazione che lo definisce. La forza vale corrente, lunghezza, campo magnetico. Ma la forza ha le dimensioni di una massa per un'accelerazione, quindi lunghezza diviso tempo alla seconda. La corrente, abbiamo appena visto, è carica Q diviso tempo T, poi la lunghezza abbiamo qui. Quindi, risolvendo rispetto alle dimensioni di B, abbiamo che B possiamo prenderlo come le due lunghezze vanno via. B per è una massa per diviso una carica per un tempo. Vediamo se mi ricordavo bene. Carica e tempo. Quindi è sufficiente dividere per Q, fa anche T, si semplifica, M diviso Q e T. Torniamo al nostro tau, cioè questa grandezza. Quindi abbiamo R M L quadro B quadro. Che dimensioni ha? Beh, R abbiamo visto che è ML quadro TQ quadro, quindi M quadro diviso TQ alla seconda. La massa è M semplicemente, poi sotto abbiamo la lunghezza alla seconda e il quadrato di B, quindi abbiamo M alla seconda, Q alla seconda, T alla seconda. Ok, un pochino di algebra. Quindi abbiamo il numeratore, c'è m per m, m quadro, l quadro, t, q quadro, per, facciamo l'inverso del denominatore, q quadro, t quadro, l quadro, m quadro. E qui come potete vedere si semplifica praticamente tutto, m quadro va via con m quadro, q quadro con q quadro, l quadro, l quadro, e qui rimane solo un t. Quindi sì, quella è una scala di tempi. Questo perché è importante? Perché fare tutta questa fatica? Perché vale un principio di omogeneità, fammi tornare all'equazione di partenza, dove era? Eccola qui. È chiaro che a sinistra non posso avere grandezze fisiche diverse da quelle che ho a destra. Quindi a sinistra ho un'accelerazione, G è un'accelerazione, qui ho V per un fattore che necessariamente deve essere un tempo, perché l'accelerazione si misura in metri al secondo quadrato, cioè metri al secondo diviso ancora secondi. Quindi per avere un'accelerazione devo dividere P per un tempo. Ok? Se mi veniva che questa grandezza non potevo esprimerla come un tempo, tempo alla meno 1 in realtà, voleva dire che nella mia nei calcoli ho sbagliato qualcosa di importante. Ok, questo prima di noi l'abbiamo fatto dopo, ma in realtà è una cosa che va fatta quando analizzo un problema, un fenomeno, è una cosa che va fatta a monte, perché devo essere sicuro che quello che ho davanti è un'equazione che ha senso. Okay, se invece veniva che mettevo insieme grandezze disomogenee, voglio dire, attenzione, un campanello d'allarme, ho sbagliato qualcosa nella derivazione. Ok? È sempre una cosa che è utile confrontare, anche dal punto di vista dell'attività di studio. Se durante una prova, una verifica o mentre svolgo un esercizio mi viene in mente una formula, ok? La prima cosa che faccio per controllare che sia giusta, controllo le dimensioni fisiche. Perché se magari ho messo un V quadro invece che un V, controllando le dimensioni, questo me lo dice. Un fattore numerico no, perché le dimensioni dei fattori numerici sono nulle, quindi non cambiano le dimensioni.
ma se mi sbaglio con una potenza di una grandezza fisica piuttosto che un'altra, l'analisi dimensionale me lo fa notare. E quindi quello, insomma, è un confronto di sicurezza che è importante effettuare. Ok? Detto questo, ce la facciamo. C'è bisogno di un altro foglio, quindi metto un altro. Ecco, dopo aver visto il moto, analizzato in dettaglio il moto della nostra barra che cade in un campo magnetico, andiamo a considerare un'analogia meccanica. Cioè un sistema fisico in principio completamente diverso, che però si comporta nello stesso modo. Questo, al di là dell'interesse didattico, tra virgolette, è una tecnica metodologica che si usa moltissimo nella ricerca. Cioè, se ho due fenomeni fisici che obbediscono alle stesse relazioni, alle stesse equazioni, posso studiarne uno. E le considerazioni che ottengo in quel caso valgono anche per l'altro sistema, perché obbediscono alle stesse leggi. Ok? Qual è l'analogia meccanica nel nostro caso che usiamo? È quella del moto di un corpo in un fluido. Prendiamo per semplicità un corpo sferico che cade sotto l'effetto della forza peso, mettiamoci un peso in verde, all'interno di un fluido, per esempio acqua, aria, insomma, indifferenza. L'effetto della presenza del fluido si manifesta con una forza di attrito opposta al moto, e il moto che un corpo incontra quando si muove in un fluido si chiama attrito viscoso. Attrito viscoso. Mentre questo è il peso. Anche qui prendiamo un sistema che ci dia la quota dell'oggetto verso l'alto, ok? E in questo caso, se V, la velocità di caduta, non è troppo elevata, la forza di attrito viscoso è proporzionale alla velocità di caduta, al vettore velocità, con una costante negativa. B prende il nome di costante di viscosità o coefficiente di viscosità, che dipende dalla forma dell'oggetto e da tante altre cose. Riassumiamolo in un unico parametro. E quindi le sue dimensioni, B, ha dimensioni fisiche di forza diviso velocità, cioè massa, luminosità, lunghezza diviso tempo alla seconda, diviso lunghezza, quindi di massa diviso tempo al quadrato. Ok? Forza diviso velocità. Manca ancora un tempo, scusate, quindi massa diviso tempo senza il quadrato, che mi sembrava strano. Ok? Analogamente a quanto fatto prima, andiamo a costruire l'equazione del moto usando il secondo principio della dinamica. Massa per accelerazione, che vale la forza peso più la forza di attrito viscoso. No, la forza peso è meno mg, che proiettiamo lungo l'asse verticale, quindi qui abbiamo m per a. Tolgo i vettori perché stiamo proiettando lungo un asse, quindi qui opererò con degli scalari con il loro segno. E poi ho meno b per v. Divido per la massa, la
A meno G meno B fratto MV. È abbastanza evidente che questa equazione è esattamente dello stesso tipo di quella che abbiamo visto nell'esercizio di prima, cioè ho un'accelerazione data da un fattore, un termine costante legato all'accelerazione in gravità e un termine proporzionale alla velocità e opposto alla velocità, un termine di frenamento. Qui controllare che questa costante è un tempo è abbastanza semplice, questo è un 1 fratto tau, perché ricordate che B ha dimensioni di massa fratto tempo, quindi B fratto m ha le dimensioni di 1 su tempo, quindi è veramente un tau. Quindi il nostro tau, la nostra costante di tempo sarà la massa diviso il coefficiente d'attrito viscoso. E quindi qui a maggior ragione possiamo integrarla nello stesso modo. Abbiamo un dV su dt che viene meno g meno v fratto tau e abbiamo la stessa soluzione di prima. Quindi la velocità in funzione di t sarà uguale a meno g tau per 1 meno l'esponenziale di meno t fratto tau, con l'ipotesi che l'oggetto parte da fermo. Ok? E quindi qui riusciamo ad analizzare il moto di caduta di un oggetto in un corpo, in un ambiente, in un fluido, che potrebbe essere l'aria, e fare considerazioni che ci permettono di studiare o di sfruttare questa analogia con un sistema che invece dal punto di vista sperimentale è ben difficilmente realizzabile. Si può fare anche quello, ma è molto più complesso. Ok? Quindi anche qui avremo una, questa è la soluzione del nostro, questa in funzione del tempo, che come vedete si comporta nello stesso modo. Qui io ho saltato alcuni passaggi perché sono esattamente gli stessi di prima, perché l'equazione è identica. Quindi una volta, questa è la potenza della matematica, una volta che risolvo il problema in un ambito, ogni volta che mi si ripropone quella stessa equazione, il problema è già risolto, a patto che quell'equazione sia appropriata, capiamoci. Se uso il modello sbagliato, è ovvio che le considerazioni che ottengo sono sbagliate. Ma la matematica fa proprio questo. Fenomeni diversi parlano la stessa lingua. E quindi posso fare le conclusioni, posso trarre conclusioni o fare previsioni del tutto analoghe. Una volta che ho sfruttato questo strumento, posso giocarmelo tutte le volte che mi si ripresenta davanti, indipendentemente da cosa significano VG e tau, perché il meccanismo che c'è sotto è lo stesso. Ok? La prossima volta, oggi non ce la facciamo, volevo finire un po' prima oggi. La prossima volta facciamo, alla luce di quanto abbiamo appena considerato, andiamo a vedere dal punto di vista della realtà, cioè con un sistema fisico reale, facciamo un'analisi, insomma, di un moto, di un fluido, di un corpo in un fluido che ci conduca a queste conclusioni. E ne studieremo la legge oraria, la legge della velocità e l'accelerazione, con una parte, tra virgolette, di laboratorio. Qual è il vantaggio? Che studiare il moto di un oggetto che cade in un fluido è molto più semplice. Ok? Dove lo faremo? Lo faremo in aula. La prima parte o la presentazione ve la farò io, poi l'ideale sarebbe che ognuno di voi potesse riprodurre lo stesso tipo di procedura su un proprio PC o a casa. Okay? La tecnica che sfruttiamo è una tecnica didatticamente molto efficace, si chiama la videoanalisi, e adesso se posso, questo lo metto in pausa, comunque lo ripeteremo anche la volta prossima, per adesso mi fermo qui.
ripeterò quanto detto anche la volta prossima.